Ci troviamo in uno degli stand storici di questa Regina di Miele giunta all'edizione 2019. Siamo presso lo stand dell'apicoltura Luca Finocchio, azienda rinomata e pluripremiata di Tornareccio, con il titolare dell'omonima azienda ma anche con una delle sue figliole, Fabiana Finocchio, che si occupa di marketing e non solo. Un'edizione che è particolarmente riuscita, Finocchio, quest'anno? Sì, siamo contentissimi perché il nostro stand è stato sempre strapieno e questo ci rende molto orgogliosi, insomma. Con questa situazione vuol dire che piace il nostro prodotto e noi ci bendiamo a fare un ottimo prodotto. Un raccolto, Finocchio, un po' carente a livello nazionale per quanto riguarda la produzione di miele. Voi siete riusciti a sopperire alle richieste perché, avendo meno miele, probabilmente qualche problema c'è, o a meno che avevate delle scorte? No, ecco, noi siccome abbiamo 1200 alveari, in realtà miele ne produciamo. Certamente se il prodotto, diciamo, almeno il 50% in meno del raccolto normale, però insomma ce l'abbiamo perché ci abbiamo tante alveari. Un'azienda che abbraccia diverse generazioni, quella di Luca Finocchio, perché se Luca Finocchio stesso ha avuto degli insegnamenti dai propri genitori, adesso sta tramandando quest'arte anche alle figliole, soprattutto a Fabiana. Sì, io, ecco, mio padre mi ha trasmesso la sua grande passione e io senza le api non posso vivere. E la stessa cosa probabilmente sta succedendo a mia figlia e sono molto contento di questo. E siamo con Fabiana, ne abbiamo parlato con il papà, di questa passione anche delle nuove generazioni per un lavoro che probabilmente è anche una passione per lei. Sì, assolutamente, una passione di famiglia che, insomma, appunto, come ha detto mio padre, ci tramandiamo da generazione in generazione, quindi devo dire che quando vediamo questi risultati non possiamo che esserne fieri. Un lavoro che richiede molti sacrifici, ma considerando anche i riconoscimenti che avete ottenuto e quest'anno addirittura più di uno in maniera assai copiosa, viene voglia di proseguire con questo mestiere? Sì, assolutamente, sicuramente l'annata un po' magra, ecco, non è molto favorevole, però diciamo che i premi ricevuti in Italia e all'estero, per farla breve, insomma, abbiamo ricevuto l'Oscar del cibo a New York, le stelle d'oro a Bruxelles, le medaglie d'oro a Singapore e le medaglie d'oro a Londra e il miglior miele d'Italia di coriandolo. Quindi voglio dire, dei premi davvero davvero importanti che vanno oltre i confini nazionali e che nessuna azienda italiana che produce miele può vantare. Quindi siamo davvero felici perché la qualità non è che la attestiamo solo noi, ma sono degli organismi appunto esterni, delle giurie che appunto confermano questa qualità. Ogni anno la produzione dell'apicoltura Luca Finocchio propone nuove qualità di mieli, frutto di tanta sperimentazione, perfettamente riuscita, perché poi queste sperimentazioni sono riconosciute dai premi. Ma la novità di questo 2019, Fabiana, qual è? Allora, quest'anno come novità abbiamo un prodotto davvero originale, la birra ai cereali e il miele, quindi davvero gustosa, questo anche per dire che col miele si possono fare tanti prodotti. Il nostro canestro di prodotti è davvero ampio, dalla cosmetica, cioccolatini, torroni, grappe e tanto altro. Vogliamo ricordare in conclusione cosa bisogna fare per venire ad acquistare i vostri ottimi prodotti, oltre ai visitatori di questa sera che stanno facendo incetta e probabilmente domani dovrete rimettere una nuova scorta, però per il resto dell'anno? Allora, siamo aperti, abbiamo un punto vendita a Tornareccio qui in Viale Santo Stefano 16A, ma non solo, il nostro prodotto può essere trovato nelle boutique alimentari e nei negozi, nei migliori negozi sia d'Italia, sia d'Abruzzo che d'Italia.